Piazza Salotto, i portici, angolo via Regina Margherita, davanti alla galleria Spazio Bianco c'è un bell'assembramento di persone, invitati, ospiti e curiosi, tutti attratti da una mostra unica nel suo genere, grazie a un'idea venuta fuori dalla trasmissione Traguardo Lavoro di Rete 8. Nove artigiani creativi hanno trovato qui uno spazio per farsi conoscere. Com'è nata questa idea di abbinare alla galleria, chiaramente d'arte, degli artigiani? Dei creativi, come vengono definiti. L'idea non è stata mia in realtà, non ho il merito, quel primo merito, perché me l'hanno proposto Andrea Mori, Mila Cantagallo, Daniela Peca, che si occupano della trasmissione Traguardo Lavoro, che trovo che sia davvero una trasmissione straordinaria, perché ecco, in questo caso è riuscita ad ottenere che io facessi questa mostra di una decina di ragazzi che si sono cercati un lavoro, l'hanno inventato, hanno fatto delle cose particolari, qualcuna veramente molto nuova, molto green. Ma andiamo a conoscerli, alcuni di questi creativi. Io sono Caterina della Catenella Volante e questi sono i miei lavori. Lavoro fondamentalmente con l'uncinetto, questi sono degli amigurumi, una tecnica giapponese, e tutto fatto con cotone ecosostenibile, attento appunto a non usare prodotti tossici, stessa cosa, stessa attenzione ripongo nel packaging. Lei produce? Produco diversi oggetti, tra i quali la bigiotteria, gli accessori moda e le bambole per bomboniere oppure per il piacere di chi vuole regalare una bambola, diciamo una bambola che io faccio con dei materiali di scarto, di tappezzeria di qualità. Prendo questi scarti e li ritrasformo in questo modo. Quali ore del giorno? O della notte? Tante volte anche la notte. Questi burattini come li crea? Allora, lavoro la carta pesta, quindi una tecnica un po' più particolare che permette di avere una testa un po' più compatta e sempre leggera, e quindi carta pesta di base e poi ovviamente la stoffa, i capelli fatti con la lana e tutto quello che serve poi per arricchire il costume. Per fare l'artigiano ci vuole una testa compatta ma leggera, come la sua. Sì, io di base faccio come la mia. Come la mia. Sì, chiaramente sono un artigiano, sono anche un burattinaio, quindi faccio anche gli spettacoli con i burattini. Quindi la mia prima esigenza era fare i personaggi per me, che fossero anche abbastanza grandi da poter essere visti, ma ugualmente leggeri perché si muovono proprio con una sola mano. Questo personaggio ha un nome? Ma lui è nato come Bacco, come l'autunno, diciamo un personaggio un po' che rappresenta l'abbondanza, un po' benaugurale, quindi così di buon augurio per tutti.